Parlare di ambiente non può che innescare una discussione tangente alle problematiche sociali oggi incalzanti. Infatti questo paesaggio mortalmente ferito induce da un lato depressione, dall'altro una frenesia maniacale da ultimo pasto del condannato a morte, che spinge ad assumere caratteri ancor più egocentrici e narcisistici. Si salvi chi può o collaboriamo tutti uniti? Luisa Napoli, l'ambiente non ha solamente una valenza materiale, ma una valenza umana di rispetto e di cura e di attenzione. Iniziative come questa servono proprio a portare avanti tali finalità. Sì, questo è il secondo anno a cui noi partecipiamo a questa iniziativa. Siamo stati già contattati lo scorso anno da Plastic Free, che ci ha invogliati a partecipare a queste iniziative ambientali che sono molto importanti. Noi non è l'unica a cui partecipiamo, infatti circa una ventina di giorni fa ne abbiamo fatta un'altra nella zona del Miramare, dove purtroppo troviamo spesso delle situazioni veramente non piacevoli alla vista. Oggi questa iniziativa, che inizierà a breve, avrà luogo qui dal villaggio Salleo e faremo la costa verso la Rocca del Capo, sperando che lungo il tragitto qualche volontario si aggiunga a quello che sarà la serata di raccolta di plastica e rifiuti vari. Per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, la cultura dei bovesi come viene vista? C'è attenzione, c'è in questo senso? Guarda, ti dico la sincera verità, secondo me sì, siamo un popolo che a volte in qualche zona notiamo che c'è qualche sacco in più, qualche sacco che non dovrebbe esserci, però tutto sommato secondo me siamo una popolazione che rispettiamo la differenziata soprattutto, e su questo non ci possiamo lamentare. Alcune zone sono purtroppo colpite da qualche incivile, ma sperando che col tempo questo inizi piano piano a scomparire. Con iniziative del genere anche si diffonde, no? Si diffonde l'esempio e raggiunge anche gli altri su tematiche sempre di rispetto ambientale che hanno una portata ancora più vasta, come la deforestazione, l'inquinamento delle fabbriche. Sì, noi cerchiamo appunto con queste iniziative e con queste giornate di sensibilizzare il più possibile le persone con la partecipazione, ma soprattutto con la volontà di non inquinare, anche semplicemente gettando una carta a terra. Speriamo che questo arrivi soprattutto ai giovani, io lo dico, perché comunque sono loro il futuro e loro devono educarsi alla civiltà principalmente. Allora, Bical è un'associazione che si occupa principalmente di valorizzare il territorio, partecipando in partnership ad esempio ora con Plastic Free. Vogliamo valorizzare il territorio, rendere un territorio un punto di ritorno per molte persone che magari hanno deciso di lavorare o studiare fuori e vogliono rientrare e amano la propria terra. Attraverso ad esempio, ultimamente abbiamo fatto a Fiumara una giornata di prevenzione dove hanno partecipato diverse professionisti nel settore, da dermatologo, oculista, eccetera, che infermieri che hanno partecipato nel territorio a screening gratuiti per la popolazione che era prettamente anziana, quindi dal punto di vista sanitario, ma anche abbiamo partnership ad esempio con associazioni ambientaliste. Quindi noi quello che noi vogliamo fare è provare nel nostro piccolo a rendere il nostro territorio migliore e un punto di ritorno per molti ragazzi. Sì, come me. Quello che facevi all'inizio è un bel richiamo contro lo spopolamento. Esatto, sì. Una tematica molto delicata, molto sentita. Io ad esempio ho studiato fuori e amo la mia terra, amo Reggio Calabria, sono di Reggio, amo il mio territorio e quello che voglio è che molte persone la pensi, cioè sono molti ragazzi che la pensano come me, come noi, però magari sono frenati da un territorio che molto spesso non ti aiuta o comunque molte persone che magari hanno le stesse i nostri obiettivi ma non trovano una parte, un gruppo dove condividere queste idee, questa voglia di fare, e quindi noi siamo a dare questa spinta. Esatto, noi vogliamo abbracciare queste persone, vogliamo invitarle, vogliamo in senso fare gruppo e cercare di valorizzare il territorio, insomma.